Sì, il grande progetto scuola della regione. La regione vede la priorità scuola, crede nella scuola, crede nei progetti che i singoli istituti sono in grado di mettere in campo per gli studenti, quindi noi impegneremo 1000 scuole, quindi praticamente tutte le scuole della Campania, con progetti che vanno dal laboratorio, dalle strutture ambientali, dall'efficientamento energetico, la sicurezza, tutta la parte dell'accessibilità, fino alle cose un po' più forti che sono gli adeguamenti statici legati alla sicurezza. Saranno circa 700 cantieri e vanno dall'asilo, quindi noi ci occupiamo della scuola dell'infanzia, fino all'ultimo anno della scuola, quindi sono coinvolti tutti. È il più grande progetto che viene svolto dalla regione ormai da decenni, quindi noi crediamo nella scuola, soprattutto perché guardiamo agli alunni e gli studenti, che è la cosa fondamentale. Avrà anche un impatto occupazionale, perché questi 700 cantieri, abbiamo fatto un conto, per 12 mesi più o meno come media, impegneranno più di 3.000 persone, 3.000 lavoratori che non c'entrano chiaramente con la scuola, che lavoreranno nella scuola insieme alla scuola per migliorare gli ambienti scolastici. E poi non sottovalutiamo i programmi non solo strutturali e infrastrutturali, come è noto, ma tutta la parte immateriale, che sono i programmi per gli apprendimenti, per il successo scolastico e contro la dispersione, che sono anche programmi collaterali alla parte dell'intervento strutturale o infrastrutturale. Sì, sono stati già erogati per la prima fase circa 75 milioni di euro, per la seconda fase 43 milioni di euro, e 18 milioni che ha dal governo per la parte dei primi interventi sulla parte più infrastrutture, dei 500, ma i 500 sono in cassa, quindi come i progetti partono ci sarà l'erogazione delle risorse che si dovranno completare nel 2015, quindi tutto questo programma messo in campo ha una data finale, è chiaro che molti finiranno anche prima, ha una data finale che è la fine, diciamo, della certificazione europea, della fine del programma europeo del 2015. Io mi auguro ci saranno tante inaugurazioni, quindi consiglio alla stampa e ai giornalisti ad andare nelle scuole a vedere come possono migliorare tra le tante difficoltà che questa crisi ha. Però noi siamo orgogliosi di poter dire che per la regione c'è la priorità scuola. Abbiamo previsto un grande finanziamento nelle scuole, ci siamo un po' sostituiti al governo e allo Stato, perché non è compito proprio della regione fare questo, però noi riteniamo la scuola assolutamente prioritaria e tanti problemi tentiamo di risolvere con questo finanziamento e con questi 1000 progetti in 1000 scuole. Questi sono programmi che vanno integrati con il sistema locale, quindi noi ci auguriamo che le scuole siano sempre aperte come nelle migliori esperienze europee, quindi fare in modo che ci siano anche le risorse, soprattutto il prolungamento dell'orario di insegnamento, perché è chiaro che gli studenti devono stare in scuola e ci devono stare gli insegnanti, quindi questo è un programma che il ministro Carrozza ha annunciato, sicuramente molto utile nelle scuole e soprattutto molto utile nelle scuole, diciamo, nelle aree di maggiore disagio sociale.